Ok, non ricordavo che arrivassimo fino a questo punto, nel futuro. Dove mi trovo? Devo tenere gli occhi aperti. Forse sono già aperti ed è tutto buio. Il futuro è un futuro senza tempo. Grovai stava cercando di sistemarlo. Avevo ipotizzato che quello che Daskunar aveva fatto vedere era il futuro. Piacente di averti fatto attendere, grande Dialga. È vero, ho trovato maggiori difficoltà rispetto a quello che avevo previsto. Wow, parla direttamente con Dialga. Questo me l'aspettavo. Tuttavia, la caccia finalmente ha dato i suoi frutti. Capisco perfettamente. Coloro che cercano di cambiare il corso della storia devono essere cancellati dalla storia. Mi occuperò di questo immediatamente. D'accordo. Come desideri. Vado. Ehi, Giovanni. Svegliati, Giovanni. Dove? Stai bene? Questo posto penso che sia una prigione. Prigione? Anch'io mi sono svegliato un minuto fa e non so cosa stia succedendo. Ho provato ad aprire la porta, ma è bloccata. Non sembra esserci un'altra via di uscita. Temo che ci abbiano rinchiuso per bene. Ma cosa sta succedendo? Ci hanno rinchiuso. Anch'io non capisco cosa succede, ma tanto vale dare un'occhiata in giro. È inutile. Come ha detto Cicolita, la porta è bloccata. Non c'è via di uscita. Ma come abbiamo fatto a finire qui? Mi sembra di ricordare Dasknoir ci ha afferrato, poi ci ha trascinato nel tunnel dimensionale. Ehi, un momento, allora forse questo è il futuro? Non è possibile. No, non riesco a crederci. Questo è veramente il futuro. Perché siamo qui? In effetti, non ho mai visto una stanza come questa. Deve essere davvero. Sì, è così. Siamo nel futuro. Ah, Giovanni, che ci facciamo qui nel futuro? E adesso, se questo è veramente il futuro, come faremo a tornare nel presente? Devo menarli? Sono già in piedi. Molto bene. Allora, cercheremo di fare tutto alla svelta, va bene? Fare cosa? Che succede? Mi hanno bendata, non ci vedo più. Non spingete. Questa benda non riesco a capire dove stiano andando. Dove ci hanno portato? Siamo arrivati. Dove siamo? Mi hanno legata, non riesco a muovermi. Perché tutto questo? Sono felice di vederti. Stai bene, vero? Non avete idea di cosa stia succedendo. Mi chiedo come facciate ad essere così superficiali. Quella voce veniva da laggiù. Grovyle! Questa è quasi biblica, eh? Grovyle, voi due avete la minima idea di dove siete. Questa è una sala punizioni. Si vogliono sbarazzare di noi una volta per tutte. Cosa? Sbarazzarsi di noi? Aspetta un secondo, posso capire perché vogliono liberarsi di te, Grovyle, ma noi cosa c'entriamo? Non abbiamo fatto nulla di sbagliato. Bah, non me ne potrebbe importare di meno. Dovete aver fatto qualcosa che non potevano tollerare. Cosa? Non abbiamo fatto niente di male! Non pensare che siamo come te. Non mi importa. E così mentre stavate discutendo, avete visto? Stanno arrivando. Chi sono quelli? Sono i carcerieri che qui fanno tutto il lavoro sporco. Sono anche loro degli scagnozzi di Dusknoir. Cosa? Il grande Dusknoir? Ehi, è Dusknoir! Lord Dusknoir, i tre sono stati legati ai pali. Bene. Dusknoir, signore, sono io, Cicorita! Molto bene, Seblai. Dobbiamo liberarci di questi tre. Cosa? Non dategli retta. Preparatevi. Aspettate un minuto, Dusknoir, signore, cosa le è successo? Perché ci sta facendo questo? Non sprecare il fiato. Fate silenzio. Abbassate la voce in modo che non vi Questa è possano carità, noi sentire. rispettiamo. Passare la voce. Se volete scappare, voi due dovete darmi la vostra completa collaborazione. Aiutare te, Grovyle. Non c'è tempo per pensare. Mi aiutate o preferite rimanere nelle loro grinfs? Ehi tu, dimmi. Ora cosa faresti? Cosa farei? Me lo chiedi così all'improvviso. Che fare? Strumento. No, uno strumento non va bene. Siamo legati e non possiamo muoverci. Ci deve essere qualcosa che puoi fare nell'immediato. Una mossa, forse. Una mossa. Potrebbe funzionare, ma. No, non va bene. Siamo legati e non possiamo muoverci. Ci deve essere qualcosa che puoi fare nell'immediato. Non deve essere qualcosa di complesso. Puoi fare una cosa più semplice. Il discorso è che opzione è? Attacca intendere attacco base. Questo qua è una gag sui dungeon. Sì, può funzionare. Se usi solo un attacco normale, posso aiutarti anch'io. Possiamo cominciare. Voleva che spammassiamo? Molto bene, ma mi raccomando, non toglietegli gli occhi di dosso. Specialmente da quel Grovyle. Cominciate subito. Stanno arrivando. Ascoltate attentamente. I Seblai usano gli artigli per colpire. È spaventoso. Questo può aprirci una via di fuga. I Seblai useranno con impeto le loro sfuriate. È la nostra unica possibilità. Se anche solo uno dei loro attacchi colpisse le corde che ci tengono legati. È vero, le corde si allenterebbero. Proprio così. E se succede, usiamo un attacco e scappiamo. Ma cosa succede se le loro sfuriate non colpiscono le corde? Cosa accade se i Seblai non usano sfuriate? Se succede. No, non voglio nemmeno pensarci. Resistete, aspettate la vostra occasione. Se continuano così andremo KO prima di avere un'opportunità. Ehi, corda sfilacciata. Ora, attacca! Cosa succede? Ecco. Fumogeno, granata flashbang. Non si vede più niente. State calmi, è solo una lumisfera. Il suo effetto svanisce in fretta. Maledizione, quel Grovyle. È scappato usando il bagliore della lumisfera come copertura. Non fuggiranno così facilmente, venite. Come ha fatto? Ho della terra in bocca. Ce l'abbiamo fatta. Allora Grovyle può usare la mossa fossa? Di sicuro conosce molte mosse. Oh, ok. Era così forse che scappava, davvero? L'abbiamo scampata bella.
Non siamo ancora fuori dai guai. Usciamo da qui in fretta. Forza, da questa parte. Dobbiamo continuare a correre finché non troviamo l'uscita. Coraggio, più in fretta. Andiamocene. Sto correndo più veloce che posso. Smettila di darmi ordini. Ad ogni modo, Grovile, cosa? Questo è il futuro. Proprio così. Afferri le cose in fretta. Ah, è così dopo tutto. Noi riusciremo a ritornare nel presente? Chi lo sa? Per ora pensiamo a scappare. Se ci prendono a ritornare a casa diventerà l'ultimo dei vostri problemi. Sbrighiamoci. Non ce la faccio, sono esausta. Ci siamo quasi. Guardate, l'uscita è proprio lì. Ce l'abbiamo fatta, siamo fuori. E ora vedrai il mondo fuori. Ah, che cos'è tutto questo? Questo è il nostro mondo? Nel futuro? Quei massi stanno galleggiando, è davvero un posto strano. È terribilmente buio, non c'è nemmeno un filo di vento. È come se tutti i movimenti... È come se tutto fosse immobile. Esattamente. Scusa? Sono quei sei Bly. Dobbiamo continuare a correre. Senti, Grovile, sono stanca morta. Non c'è tempo per riposarsi. Se ci prendono siamo spacciati. Tenete duro e correte. Facile a dirsi, non ce la faccio. Mi devo riposare un attimo. Va bene. Dungeon con Grovile. Qui c'è un riparo naturale. Non dovrebbero vederci. Dopo un breve riposo dovremo rimetterci in marcia. Aspetta un minuto. Quando eravamo nella sala punizione abbiamo collaborato con te perché non avevamo altra scelta. Ma non abbiamo mai promesso che poi ti avremmo seguito. Sei un Pokémon cattivo, non mi fido di te. Cicorita. Bah, così io sarei quello cattivo. Quel Dusk Noir il buono? Allora come vi spiegate quello che stava facendo Dusk Noir poco fa? Non volevano solo me. Volevano sbarazzarsi anche di voi. Ma questo non significa che mi debba fidare di te, Grovile. Sembra che guadagnare la vostra fiducia non sia un compito facile. Pensavo che avere degli alleati fosse d'aiuto. Ma se non mi credete non c'è motivo di proseguire insieme. Le nostre strade si dividono qui. Io me ne vado. Voi due cercate di muoverli il prima possibile. Buona fortuna. Aspetta un secondo. Ci dici di muoverci in fretta, ma ora è tutto buio. È difficile capire in che direzione si sta andando. Invece di incamminarsi subito, perché non aspettare mattina? Non ha capito niente, Cicorreta. Non possiamo aspettare che sorga il sole. È impossibile. Odio doverlo dire, ma il mattino non arriverà mai. Scusa? Questo mondo, il vostro futuro, è un mondo di oscurità perpetua. Il sole non sorge mai. Dunque non esiste nessun mattino. L'oscurità è perenne. Perché? Perché il pianeta è paralizzato. Il pianeta è... paralizzato. La paralisi del pianeta. La paralisi del pianeta. È vero, ora ricordo. Dusk Noir aveva già descritto la paralisi del pianeta. Era esattamente qui che io avevo capito che potesse essere questo il futuro. Avevo avuto un sentore che magari... Cioè, raccogliere gli ingranaggi del tempo serve per sistemarlo il tempo. Il suo scopo consiste niente meno che nella totale paralisi del mondo. La paralisi del mondo. Esattamente. Ed è incredibile come Dusk Noir distorca l'informazione mantenendola pregnante con il futuro. Come se è l'arte di dire le bugie. Cioè, di ancorarle alla verità, ma di modificare due o tre parametri. È per questo che Dusk Noir risulta così convincente. Se un pianeta subisce la paralisi ogni movimento cessa istantaneamente. Quando viene rimosso un ingranaggio del tempo, lo scorrere del tempo in quella zona subisce un rallentamento. Se vengono rimossi altri, il tempo rallenta in una zona ancora più ampia. In seguito il tempo sull'intero pianeta può rallentare fino all'arresto totale. E infine il pianeta rimane completamente paralizzato. Se il pianeta subisce la paralisi, cosa succede al nostro mondo? In un mondo dove è avvenuta la paralisi totale, il vento non soffia più. Il giorno non arriva mai. La primavera e l'estate non giungono mai. Il mondo sprofonda nell'oscurità eterna. Fondamentalmente è un mondo distorto. Non potrei definirla in altro modo se non come la catastrofe totale. La paralisi del pianeta. Questo posto è proprio come lo descriveva Dusk Noir. Tuttavia, faccio fatica a comprendere come mai il pianeta sia rimasto paralizzato nel futuro. Potete credere o non credere a quel che vi dico. In ogni caso vi suggerisco di andarvene da qui il prima possibile. Io vado. Non lasciatevi acciuffare da queste Bly. Ah, Giovanni, non so più cosa pensare. La paralisi del pianeta non doveva essere causata dalla sparizione di tutti quegli ingranaggi del tempo. È per questo che cercavamo tutti quanti di impedire a Grovile di rubare gli ingranaggi del tempo. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, no? Se gli altri avevano detto che avrebbero rimesso gli ingranaggi del tempo al loro posto, questo avrebbe dovuto evitare la paralisi del pianeta. Ma nonostante tutti i nostri sforzi, perché il pianeta è ancora paralizzato nel nostro futuro? Non so più a chi e a cosa credere. Non possiamo restare qui, Giovanni. Prepariamoci velocemente e partiamo. Wow, guarda la mappa lì sotto. Quella laggiù può essere l'uscita. Andiamo a controllare. Abbiamo guadagnato un po' di distanza su questi Bly. Ora dovremmo riposarci un po'. Guarda, là c'è dell'acqua. Cosa? Questa cascata, l'acqua non scorre. Gli zampini d'acqua sono sospesi in aria. Aveva ragione Grovile alla fine. Il tempo nel futuro si è davvero fermato. Perché Dusk Noir ci ha portato qui? Il grande Dusk Noir che era così gentile con noi. Non so più cosa credere. Se solo ci fosse un modo per scoprire la verità. Un modo c'è per scoprire la verità, Giovanni. Il tuo squarcio dimensionale. Usa il tuo squarcio dimensionale, Giovanni. Tocca quest'acqua immobile. Chi lo sa, potresti vedere qualcosa? Ho capito, è vero. Vale la pena di fare un tentativo. Potrei toccare quell'acqua immobile. In questo modo potremmo trovare qualche indizio su quello che sta succedendo. Non perdiamo tempo, questi Bly ci sono alle costole. Facciamo presto. Non mi sembra la cascata che stava nella grotta delle cascate, la prima. Non avverto niente. No, che delusione. Sarei più tranquilla se cominciassi a capire cosa sta succedendo. Non abbiamo scoperto nulla. Siamo qui da un sacco di tempo. Se non ci sbrighiamo. Tempo, capito? Questi Bly ci raggiungeranno. Prepariamoci e andiamo, Giovanni. Ci stiamo arrampicando da un bel po'. Wow, guarda Giovanni. Era la verità, il futuro è davvero un mondo d'oscurità. Quelle luci è bellissimo, ma quelle luci... Quella non è...
La sala punizioni. Senti, Giovanni, il grande Dasknoir è venuto in nostro aiuto più di una volta. Ci ha anche insegnato tante cose. È per questo che ammiravo davvero Dasknoir. Dasknoir ci stava ingannando. Ancora adesso stento a crederci. Non so più a cosa credere. Sono davvero confusa. Cosa possiamo fare adesso? Smetteremo mai di correre? Come torneremo nel nostro mondo? I membri della Gilda mi chiedo come stiano. La nostra strana scomparsa saranno preoccupati per noi. Wiglet, Chatot, Biduf e tutti gli altri. Staranno bene? Mi manca la Gilda, voglio vedere tutti gli altri. Ci correte piuttosto giù di morale, è naturale. Tutto quello che è successo finora è così difficile da credere. Anch'io sono spaventato. Ma non posso mollare adesso. Se non ce la mettiamo tutta, quei Sebly ci prenderanno. Devo fare qualcosa per tirare su il morale a Cicorita. Ma parole di conforto ora suonerebbero false. Se ci fosse qualcosa da poter dire. Qualcosa che offra un barlume di speranza. Se solo ci fosse una piccola speranza potremmo lavorarci su. Potrebbe essere qualunque cosa, devo solo farmi venire in mente qualcosa. Cosa c'è, Giovanni? Troviamo Grovyle. Cosa? Vuoi andare a cercare Grovyle? Perché? Voglio sapere una cosa. Vuoi sapere una cosa? Ah, certo. Grovyle la prima volta era venuto nel presente da qui. Quindi Grovyle deve conoscere un modo per tornare nel nostro mondo. Ma Grovyle non è un Pokémon cattivo. Non è venuto nel nostro mondo per rubare gli ingranaggi del tempo. Come potrei credere a quello che dice? Tu, Giovanni, tu credi a Grovyle, Giovanni? Dobbiamo crederti. Beh, io non riesco a fidarmi di lui. Di un Pokémon così, mai. Non potrei mai fidarmi di lui. Non c'è verso, ma capisco, Giovanni. Non so perché, ma Dusknoir vuole liberarsi di noi. Questo significa che tra i Pokémon che conosciamo qua nel futuro ci rimane solo Grovyle. Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo affidare le nostre speranze a Grovyle. Beh, allora siamo d'accordo. Ok, Giovanni, rintracciamo Grovyle. Troviamo Grovyle e richiediamogli come tornare nel nostro mondo. Andiamo, Giovanni, andiamo alla ricerca di Grovyle. Giovanni, grazie. Hai provato a tirarmi su il morale perché ero giù di corda. Anche se devi provare la mia stessa paura, Giovanni. Mi dispiace. Sebbene tu, il Pokémon più vicino e prezioso, sia con me, l'ansia mi avvolta. Mi ha quasi fatto mollare tutto. Ma in realtà non sono sola. Non mi abbatterò più. Con te al mio fianco posso essere coraggiosa, Giovanni. Adesso sto bene. Quindi forza, Giovanni, torniamo nel presente, insieme. Vai. Bene, grazie Mystery Dungeon. Da quando Grovyle se n'è andato abbiamo percorso una strada senza alcun bivio. Dunque Grovyle dovrebbe essere giusto davanti a noi. Andiamo Giovanni, raggiungiamo Grovyle. Droppa sta roba qui, non ti permetterei mai più. Ma tanto lo so che lo rifarai, vaffanculo. Ho fatto un bel po' di strada, non dovrebbe mancare molto ormai. Spiritomb è il boss del momento. Dovrei passare per di qui, in questo modo mi ritroverò di sicuro alla foresta. Stanno arrivando i Sableye, non c'è tempo da perdere. A proposito, chissà come se la stanno cavando quei due Pokémon. Avranno evitato i Sableye? Oh, non ci devo pensare, non è il momento. Devo dare ad ogni costo la priorità alla mia missione. Ho promesso di portarla a termine anche a costo di fare dei sacrifici. È ora di andare. Ehi, tu, fermati. Che c'è? Hai invaso questo posto senza chiederci il permesso. Hai disturbato il nostro sonno. Ora, senza scusarti, provi ad andartene. Chi è là? Chi siete? Come osi indispettirci? Pagherai per questi affronti. Dove siete? Smettete di nascondervi e fatevi vedere. Ci accusi di nasconderci? Noi non siamo nascosti. Noi siamo qui. Noi siamo Spiritomb. Chi trasgredisce le nostre regole non merita nessuna pietà. Fuck, allora devo andare a salvare Grovyle e affrontare Spiritomb. Oh, c'è Grovyle! Voi due! Grovyle, stai bene? State indietro! Cosa? Perché? Fate attenzione, c'è un nemico nascosto! Cosa? Dove? È proprio accanto a te! Accanto a me? Non può essere. Chiunque sconfini in questa terra non sarà perdonato, nessuno! Nemmeno voi. Chi c'è? Chi siete? Volete sapere chi siamo? Noi siamo Spirito. Siamo la manifestazione di una fusione di spirito. 108 di loro. Fate attenzione voi due, quel Pokémon è forte. Preparatevi a una sonora punizione. Bene. Oh cazzo. Ad area. Già ho capito. Ok. Almeno mi posiziono meglio. Minchia, con pressure. Ok, minchia che danno però. Funesto vento, aiuto. Ok. È la prima volta che ho pensato seriamente di poter perdere contro un boss. Spirito Amburla, guarda com'è triste. Cosa sta succedendo? Non so farlo. Sono rimpicciolito. Non so perché mi fa ridere Spirito Amburla. Corriamo via. Cos'era? Di cosa si trattava? Si è spaventato ed è corso via. Grovyle, stai bene? Sì, non è niente di grave. Riesci ad alzarti? In qualche modo. Quel Pokémon era scaltro. Mi ha preso alla sprovvista e ha preso il controllo del mio corpo. Allora era un Pokémon cattivo.
No, non è così. Quello spirito probabilmente era agitato perché avevamo invaso il suo spazio. È stato spaventoso perché era talmente arrabbiato che ha perso il controllo. Ma avete visto cosa è successo quando la situazione si è fatta critica? È scappato. Generalmente è un Pokémon timoroso. Nel futuro ci sono molti Pokémon così. Sono Pokémon che dovrebbero essere buoni, ma sono diventati tristi e alterati a causa della perpetua oscurità del mondo. Capisco. Questo mondo rende cattivi i Pokémon buoni. Che tristezza. Ehi, voi due, ora mi credete finalmente? Un po' di più. A essere onesta non mi fido molto, ma... ve l'ho già detto, non ha senso continuare insieme se tra noi non c'è fiducia. Io me ne vado. No, aspetta, non ho detto che non ti credo. A essere davvero onesta, ecco, noi non sappiamo più cosa fare. È per questo che vogliamo sapere il più possibile. E insomma, non mi fido ancora completamente di te, Grovyle, però quello che ci hai raccontato sembra essere vero. Sembra avere una logica. Quindi per favore, Grovyle, dici quello che sai. Parlaci di questo futuro. Piegaci perché sei venuto nel nostro mondo, Grovyle. E se vi dicessi solo una serie di falsità? Va bene. Non prenderò per vero tutto ciò che ci dirai. Ascolterò, poi prenderò una decisione. Bello, impostato bene questo dialogo. Molto bello. Beh, va bene. Seguitemi. Il mistero della paralisi del pianeta. Ok, qui va bene. Quei Sableye non ci troveranno facilmente. Raccontaci per favore, Grovyle. Nel futuro, perché il pianeta è paralizzato? La causa della paralisi del pianeta è da ricercare nel vostro tempo, nel mondo del passato. La paralisi del pianeta ha avuto inizio con il crollo della Torre del Tempo, che era governata da Dialga. Dialga? Chi è? È il Pokémon leggendario che controlla il tempo. Dialga controllava il flusso temporale dalla Torre del Tempo, ma la Torre del Tempo è crollata. E così il tempo è sfuggito al controllo, e alla fine il pianeta è rimasto paralizzato. Cosa è successo a Dialga? Quando il tempo ha perso il suo equilibrio, anche Dialga ha perso il controllo. Ora qui nel vostro futuro il pianeta è completamente paralizzato, e di conseguenza Dialga ha quasi completamente perso la ragione, ed è in balia dell'oscurità. Dialga ora è irriconoscibile. È diventato un'entità completamente diversa. Sì, si è trasformato in un Dialga oscuro, una presenza primordiale. Ok, Dialga oscuro non prova alcuna emozione. Cerca solo di preservare se stesso, quindi di impedire che la storia cambi. È per questo che Dialga mi dà la caccia. Perché sto cercando di cambiare la storia. Perché ho cercato di fermare la paralisi del pianeta. Perché sono tornato indietro nel tempo, nel vostro mondo. Da qui, dal vostro futuro. Cosa? Grovyle, stai dicendo che sei venuto nel nostro mondo per prevenire la paralisi del pianeta? Ma è esattamente l'opposto di quello che ci avevano detto. Grovyle, sei venuto nel nostro mondo per paralizzare il pianeta, vero? E Grovyle, non stavi rubando gli ingranaggi del tempo? Vi hanno ingannato. Sì, stavo raccogliendo gli ingranaggi del tempo. Ma lo facevo perché servivano a evitare la paralisi del pianeta. Dovevo portarli alla Torre del Tempo e metterli al loro posto. Questo avrebbe evitato il crollo della Torre del Tempo, ormai imminente. È vero che rimuovere un ingranaggio del tempo dalla sua posizione causa in quella zona l'arresto del tempo, ma è solo un processo temporaneo. Riportando gli ingranaggi del tempo nella Torre del Tempo, il tempo sarebbe tornato a scorrere ovunque normalmente. Ma allora, tutte quelle cose che da scuola ci ha detto di te, come per esempio che nel futuro sei un fuorilegge ricercato, e di come sei scappato dal futuro, e che ti sei rifugiato nel nostro mondo nel passato per sfuggire alla legge, quindi stai dicendo che sono solo un sacco di bugie? Cos'altro potrebbero essere? Questo perché Duskunar in realtà è... Duskunar non è altro che un agente mandato dal futuro da Dialga Oscuro per liberarsi di me. Cosa? Duskunar è stato incaricato di liberarsi di te? Proprio così. Come vi ho detto, Dialga Oscuro cerca di impedire ogni tentativo di alterare il corso della storia. Perciò quando ho scoperto che ero tornato indietro nel tempo, mi ha messo Duskunar alle costole. Grande Duskunar. Non può essere. Lo so, per voi è difficile da credere. Non ci posso affatto credere, stai dicendo tutto questo del grande Duskunar. Non capisco perché Duskunar qui agisca in questo modo, ma Duskunar era il mio idolo. Non posso crederti. Ma è difficile da accettare, ma se ripenso a quello che abbiamo dovuto passare in questo mondo futuro, beh, ciò che Grovyle ha detto è ragionevole. È assolutamente credibile. Chikorita lo sa. Chikorita sa perfettamente che Grovyle dice la verità. E mi è più difficile accettarlo sapendo tutto questo. Ehi, dove stai andando? Sto andando da Duskunar. Cosa? Voglio vedere Duskunar. Devo scoprire se quello che dice è vero oppure no. Che senso ha? Per loro sarà solo più semplice sbarazzarsi di te. Non hai alcuna possibilità contro di loro. Allora, cosa dovrei fare? Cosa dovresti fare? Non te lo sei già chiesto prima? Che hai deciso che avresti fatto di testa tua? Insistevi nel dire che poiché non sapevi a cosa credere, non avresti accettato a priori la mia versione. E che avresti deciso con la tua testa. È in momenti come questi, quando le cose sono difficili, che bisogna essere forti. Pensa con la tua testa e poi agisci di conseguenza. Grovyle, adesso cosa hai intenzione di fare? Tornerò nel passato per fermare la paralisi del pianeta. Per farlo devo trovare Celebi. Estremamente interessante finalmente l'interpolazione tra il dio del tempo e Celebi, cosa che non abbiamo mai avuto nei giochi ufficiali. Celebi. Sì. Potete venire o non venire, tocca a voi decidere. Dovete decidere di testa vostra come agire. Non dipende da me. Anch'io non so cosa credere. Ma c'è una cosa che posso dire con certezza. In questo futuro mondo d'oscurità, il pianeta è paralizzato. E la paralisi del pianeta è avvenuta nel passato, nel nostro mondo. Quindi per impedire tutto questo dobbiamo tornare nel passato. Dobbiamo tornare indietro, nel nostro mondo. Giovanni. Sì, lo so. Quello che ha detto Grovyle. Grovyle ha ragione. È una dura realtà. È per questo che dobbiamo essere forti. E va bene, andiamo. Raggiungiamo Grovyle. Giovanni. Dobbiamo tornare indietro, nel nostro mondo. Immagino che questo sia il luogo di Dialga. Quella sembra una torre diroccata, in effetti. Grande Dialga, è tutto pronto per la cattura dei traditori. Quando verrà il momento, può darsi che dovremo chiedere il tuo aiuto, grande Dialga.
Come desideri. Col tuo permesso possiamo procedere. Foresta. Questa è casa sua, secondo me. Cosa? Cos'è stata questa strana sensazione? Ho già provato questa sensazione. Dove siamo? Questa è la... Oh, shit! Questa è la foresta oscura. Prende il nome dalla nebbia oscura che la copre incessantemente. Nel cuore di questa foresta dovremmo trovare Celebi. Senti, Grovile, prima hai menzionato quel nome. Chi è Celebi? Celebi è il leggendario Pokémon Tempo Via. Ha l'abilità di attraversare il tempo. Ma... beh, è un po' strana. Comunque, l'abilità di Celebi mi ha permesso di tornare nel passato. Quindi, se troviamo Celebi, potremmo tornare nel nostro mondo? Sì, è possibile. Ma Celebi è il Pokémon che mi ha mandato nel passato. Questo significa che Celebi mi ha aiutato a riscrivere la storia. Aspetta, stai dicendo che anche Celebi potrebbe essere nei guai? È così. Anche Celebi è nel mirino di Dialga Oscura. Dunque, non c'è tempo da perdere. Preparatevi in fretta, dobbiamo trovare Celebi. Alla fine sembra tutto pronto per la partenza. Andiamo allora. Troviamo Celebi e torniamo nel passato. Andiamo. No, aspetta, fermo. Cosa c'è? Se noi tre riusciamo a tornare nel nostro mondo, Grovile, tu continuerai a rubare gli ingranaggi del tempo come facevi prima? Beh, sì, lo farò. È l'unico modo per bloccare la paralisi del pianeta. Ma io, Grovile, non sono ancora convinta. Non mi fido del tutto di te. Sono in viaggio con te solo perché voglio tornare nel nostro mondo. Se torniamo indietro, Grovile, scoprirò se stavi davvero rubando gli ingranaggi del tempo per prevenire la paralisi del pianeta. Grovile, se capirò che stavi sbagliando a rubare gli ingranaggi del tempo, beh, ti fermerò, Grovile. Fai come vuoi, ma ricordati una cosa. L'importante ora è riuscire a ritornare nel presente sani e salvi. Quindi per ora concentrati su come tornare a casa. Andiamo. Lo sento. Sento qualcosa di strano. Cosa c'è, Giovanni? La conosco. Ho già provato una sensazione del genere. Era Lago Foschia. Era quando... Cos'è c'è che non va, Giovanni? Cos'è questa strana sensazione? Non so perché mi sento così. Io, un secondo, questo posto lo conosco. Penso di sì. È simile alla sensazione che avevo avvertito quando... Ehi, cosa state facendo? In fretta. Facciamo presto, Giovanni. Questa è la trappola. Pendici oscura. È qui, Celebi dovrebbe essere qui. Proprio così, l'ultima volta l'ho incontrato da queste parti. Ma se Dialga Oscura conosce questo posto, Celebi sarà scappata. Ma i nostri inseguitori potrebbero anche non conoscere questo posto. In questo caso Celebi dovrebbe essere ancora qui. Ehi, Celebi, sono io, Grovile, se ci sei fatti vedere. Non si fa vedere. Pensi che Dialga Oscura l'abbia fatta fuggire? E se fosse stata catturata da Dialga Oscura? Catturata? Ehi, chi ha parlato? Ora non sento più niente. Quella voce l'ho sentita solo io? Non l'hai immaginata. Io catturata, che affronto? Catturata? Impossibile, poco ma sicura. È shiny! Ho quasi sputato l'acqua. Ne è passato di tempo, mio caro Grovile. Sì, è passato un po' di tempo, Celebi. Quella cosina è Celebi. Che maleducazione. Quando è inappropriato farsi... E quanto è inappropriato farsi gioco di me perché sono così piccina. Mi dispiace, ho sentito che sai come si fa a viaggiare nel tempo. Così ti ho immaginato un po' come di una certa imponenza. Che villania, non si giudica mai dall'apparenza. Ma ti perdono. Dopotutto credo proprio che mi trovi più carina e speciale di quanto immaginassi. Beh, sicuro. Celebi, ho di nuovo bisogno del tuo aiuto. Lo so, vederti tornare qui, mio caro Grovile, mi dice già tutto quello che ho bisogno di sapere. Sei tornato perché la tua missione nel passato è fallita, vero? Sì, è vero. Spero che questa volta ce la farai. Ne ho abbastanza di questa storia. Vivere in questo mondo oscuro e monotono è davvero deprimente. Perdonami, non c'è tempo per le parole. I Seblai ci stanno alle costole. Se non ce ne andiamo in fretta ti creeremo solo problemi. Va bene così, non c'è bisogno di preoccuparsi. Lascia che questi Seblai vengano, non mi preoccupano per nulla. Inoltre, se vorrete essere così gentili da prevenire la paralisi del pianeta, finalmente potrete risparmiarci l'agonia di questo mondo di oscurità. Mio caro Grovile, darei la mia vita per raggiungere questo obiettivo. Va bene. Dov'è il portale del tempo? È pronto, è qui vicino. Il portale del tempo è su un altopiano oltre questa foresta. Va bene, ci puoi guidare? Sì, userete tutti e tre il portale del tempo? Sì, è così. Che cosa? Quel Pokémon? Ho incontrato Celebi. Cosa? Cosa? No, non può essere. Qual è il problema, Celebi? No, non è niente. Bene, allora, andiamo verso il portale del tempo. Senti, Grovile, cos'è il portale del tempo? Il portale del tempo è un passaggio che usa Celebi per viaggiare attraverso il tempo. È un corridoio segreto che attraversa le dimensioni. Per viaggi brevi non ho bisogno del portale, ma per quelli lunghi che attraversano molte generazioni devo usare il portale del tempo. Oh, allora se passiamo attraverso il portale del tempo? Sì, potrete tornare nel vostro tempo. Questa è l'entrata che conduce all'altopiano. Il portale del tempo è più avanti. Bene, appena pronti partiamo. Ascoltate allora, solo un piccolo segreto. Lo sapete che Grovile è davvero impaziente e frettoloso? So che vuole sempre fare tutto di fretta, ma mi piacerebbe che ogni tanto rallentasse un po'. Sarei felice se lo facesse, voglio passare con lui tutto il tempo che posso. Non intendevo quello assolutamente, non provo nulla di speciale per lui. Dai! Dai, si vogliono bene! Oh, adesso lo vedo! Eccolo! Minchia! E questo è il portale del tempo? Proprio così, questo è il portale del tempo. Sono passato di qua per tornare nel passato. Celebi, solo tu puoi aprire il portale del tempo, procedi. Certo. Fermo. Fa come ti dico. Cosa? Quella voce? No, non può essere. Salve a tutti, è da un po' che non ci vediamo. Dasknoir, la vostra fuga vi ha portato lontano. Mi spiace, ma ora è tutto finito. 3000 Seblai e ok. Ci sono anche i Seblai. È stato astuto da parte tua, Dasknoir. Ci hai permesso di muoverci liberamente, ma allo stesso tempo non ci hai mai perso di vista. Così ora hai la possibilità di catturare sia noi che Celebi. Cosa vuol dire che siamo stati...
ci avete seguito tutto il tempo. Non mi ero reso conto di... È tutta colpa mia, Selby. Oh, scusarsi non è del tuo stile, mio caro Grovai. Pensi davvero che mi possano catturare? Ehi voi, vi sentite in forma per la lotta? Cosa? Certamente. Certo, ce la possiamo fare, li sconfiggiamo e poi ci tuffiamo nel portale. Va bene. Ah, dunque volete opporre resistenza? Risparmiatevi lo sforzo. Non avete alcuna possibilità. Come facciamo a saperlo se non ci proviamo? Dusk Noir, tu ed io, ora! Grovyle, sei davvero così folle da pensare che sarei venuto da solo? Cosa? Ora, grande dialga. Che vuol dire grande dialga? Wow! Non nello schermo basso, però, cioè. Quello è. Grovyle, cos'è? Cos'è quella cosa? Cos'è quella cosa? Quello è dialga oscuro. Cosa? Quello? Quello è dialga oscuro. Cos'hai, Grovyle? Dov'è finita la tua spavalderia adesso? Mio caro Grovyle, è finita. Cosa? Perché? Non lottiamo! Non abbiamo speranze. La Skunar da sola è una cosa, ma contro Dialga non abbiamo alcuna possibilità. Avete retto benissimo fino a qui. Mi dispiace deludervi. È finita. Mi arrendo, da Skunar. Fa di me ciò che vuoi. Mio caro Grovyle, cosa ti prende, Grovyle? Non è da te rinunciare così facilmente. Sì, mi arrendo. Ma la speranza è ancora viva. Selby, ti ricordi? L'ultima volta che sono tornato indietro nel tempo per evitare la paralisi del pianeta. Quella volta non ero da solo. Sono tornato con qualcuno. L'avevo detto a una certa che io e Grovyle ci conoscevamo già? Sicuramente l'ho pensato. Cosa? Grovyle, non sei venuto nel nostro mondo da solo? È così, non ero da solo. Siamo venuti in due nel passato. Ma quando siamo passati attraverso il portale del tempo c'è stato un imprevisto. Siamo stati separati. Chi era con me deve essere ancora da qualche parte nel passato. E anche se io non posso fare più niente, la nostra missione verrà portata a termine. La paralisi del pianeta sarà fermata. E Dusk Noir, quando ha saputo dello squarcio temporale, ha sorriso. Perché ha saputo di aver trovato anche il secondo. Ah. Cosa c'è di così divertente? Quindi sostieni che qualcuno è venuto nel passato con te. E sentiamo un po', qual è il suo nome? Coraggio, dici come si chiama. Perché lo vuoi sapere? Non me lo puoi dire? No, non è così. Il suo nome è Giovanni. L'essere vivente che mi sta più a cuore. Lo avevo ipotizzato. Cosa? Cosa? Grovyle, hai detto Giovanni? Beh, Giovanni è proprio qui. Cosa? Tu sei Giovanni? No, non può essere, non è così. Io conosco Giovanni, non è un Pokémon. Giovanni è un essere umano. Cosa? Oh, per l'appunto. Mio caro Grovyle, questo è senza ombra di dubbio l'essere umano, Giovanni. Cosa? Questo Pokémon una volta era un essere umano. Cosa? Il grande Dialga mi ha assegnato una missione. Devo liberarmi di voi, Grovyle e Giovanni, perché siete fuggiti nel passato. Ho viaggiato nel tempo al vostro inseguimento. Nel passato ho acquisito le informazioni necessarie per trovarvi. E a un certo punto incontrai il team Corazzieri. Ma a quel punto non avverti nulla. Quando per la prima volta mi parlarono dello squarcio dimensionale ero molto scettico. Ma poi mi venne un'idea. E... che cosa hai detto? Un essere umano. Una volta essere umano, ora senza più memoria. Un essere umano con il potere dello squarcio dimensionale. In quel momento mi convinsi. Non c'era alcun dubbio. Era Giovanni, proprio chi stavo cercando. Così sapevo dell'amnesia che ha colpito Giovanni. E sapevo anche che aveva assunto le sembianze di un Pokémon. Probabilmente ciò è avvenuto in seguito all'incidente occorso durante il viaggio nel tempo. La perdita della memoria di Giovanni è stato un colpo di fortuna. Grazie a questa amnesia non mi ha potuto riconoscere. È stato piuttosto semplice ottenere la sua fiducia. Così come è stato semplice trascinare voi due nel futuro quando è stata ora di farlo. Dusk Noir mentiva davvero. E quindi tu, Grovyle, sei rimasto l'ultimo pezzo mancante per completare il mosaico. Ero un essere umano proveniente dal futuro. E la mia missione era di prevenire la paralisi del pianeta insieme al mio compagno Grovyle. Così sono finito nel mondo di Cicorita. Grovyle e Giovanni, dato che siete entrambi qua, non appena ci sbarazzeremo di voi, tutto avrà fine. Questo spegnerà ogni barlume di speranza rimasto in Grovyle. È finita, per voi è finita. Dusk Noir, no! Dusk Noir! Avete finalmente deciso di accettare il vostro destino. Grovyle, Giovanni, ci libereremo per sempre di voi. È la fine, per voi. Ehi Giovanni, Grovyle, non potete mollare! Dici che non dobbiamo arrenderci? Ma cos'altro possiamo fare in questa situazione disperata? Dobbiamo pensare. Ecco, Celebi, sei in grado di portarci con la tua abilità fino al portale del tempo, una distanza breve. Sarà facile con Dialga qui. Dialga è il Pokémon tempo e il controllo del tempo stesso. Anche se viaggiamo nel tempo, non farà nessuna fatica a trovarci. Bastare anche per un breve istante, ti prego. All'attacco! È ora di viaggiare! Eh? Sono scomparsi? Grande Dialga! Piaciuta questa play? Il nostro arco temporale è stato distrutto. Eccoli. Siamo quasi al portale del tempo. Tuffatevi, ce la potete fare. Ora nel portale del tempo. Che ne sarà di te, Selby? Non preoccupatevi per me. Vi ho detto che non posso essere catturata. Fermate le paralisi del pianeta. Cambiate la storia. Grazie. Grazie, Selby. Non riuscirete a scappare. Capitolo 16. L'alba. Quindi solo un capitolo ambientato nel futuro. E torniamo sulla spiaggia. Questo è... cosa...
Giovanni, dove... Non è il luogo del nostro primo incontro, Giovanni? Sembra quella spiaggia. Quindi significa... È possibile. Sì, lo è. Siamo nel passato. Siamo di nuovo nel nostro tempo. Sì, ce l'abbiamo fatta, Giovanni. Ehi, Grovyle. Guardati attorno. Siamo tornati a casa. Siamo di nuovo nel nostro tempo. Allora ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati. Siamo di nuovo nel passato. Già, questo è il posto in cui ho conosciuto Giovanni. Vediamo un po'. Era da queste parti. Giovanni era proprio qui, in stato confusionale. Quindi è andata così. Io mi sono ritrovato nella foresta orientale. E Giovanni è qui. Così abbiamo raggiunto il tuo mondo, ma in due luoghi molto distanti tra loro. Eh sì, ci sono molte cose che non mi sono chiare, come l'intero concetto dei viaggi del tempo. Ce lo puoi spiegare, per favore? Questo non è il posto adatto per parlare. Andiamo alla Gilda di Wigglytuff e parliamone là. Prima di andare nel futuro vivevamo e ci allenavamo là. Sarà il posto più adatto. Va bene, andiamo alla Gilda di Wigglytuff. Come mi accoglieranno alla Gilda? Del resto in questo mondo sono un fuorilegge ricercato. Se vengo alla vostra Gilda non rimarranno tutti scioccati. Non credi che proveranno a catturarmi? Oh, ora che ci penso hai ragione. Come fare? Oh, mi è venuta un'idea. C'è un posto adatto, ma dobbiamo attraversare Borgo Tesoro. Non dovrebbe essere un problema se la attraversiamo di soppiatto. Facci strada. Va bene, da questa parte. Dove ci porta? Eccola qua. Immaginavo si potesse arrivare qui. Questa scogliera si chiama Promontorio Sharpedo. Promontorio Sharpedo? Già, penso l'abbiano chiamato così perché questa scogliera ha la forma di un Pokémon chiamato Sharpedo. A quanto vedo mi sembra non ci sia nulla di strano. È qui sotto. Prima di unirmi alla Gilda vivevo qui. Avanti, dopo di voi. Perché vivevi qui? Questa è la casa di Chikorita. Capisco, è una specie di cavità naturale all'interno della scogliera. Per fortuna nessuno ha toccato niente. Sembra che questo posto non interessi molto. È meglio se restiamo qui per un po'. D'accordo. Quindi questa è la nostra base, nuova fondamentalmente. Ma Giovanni, non mi aspettavo che fossi davvero Giovanni. Grovyle, perché non ci racconti di più? Sì, Giovanni ed io. Noi indagavamo insieme sulla paralisi del pianeta. Un Pokémon è un essere umano, in coppia? Sì. E Giovanni aveva... Oppure ha un'abilità unica. Facevamo affidamento su questa abilità per scoprire qualcosa sulle cause della paralisi del... Ha giocato una parte fondamentale. Quando dici abilità, intendi lo squarcio dimensionale, vero? Ok, esattamente. Tuttavia, usufruire di questa abilità non è così semplice. Lo squarcio dimensionale richiede la presenza di un fidato compagno Pokémon. Senza un compagno, questa abilità non può essere utilizzata. Un fidato compagno? È per questo che lavoravamo assieme. Lo squarcio dimensionale si verificava in prossimità dei luoghi in cui sono nascosti gli ingranaggi del tempo. Dovevamo scoprire dove erano gli ingranaggi del tempo nel passato. Per scoprirlo, avevamo bisogno dello squarcio dimensionale. Aspetta un secondo. Hai detto che lo squarcio dimensionale funziona solo con la presenza di un compagno Pokémon fidato? Ma lo squarcio dimensionale si è verificato poco dopo il nostro incontro. E quindi? Ciò dimostra che fra voi due si è creato un rapporto di fiducia fin dall'inizio. Oh, se la metti così, voglio dire, è un po' imbarazzante. In più Giovanni ha perso la memoria. Conoscendoti Chikorita ha avuto qualcuno su cui fare affidamento. Forse Giovanni ha acquisito fiducia in te molto velocemente per questo motivo. Ah, c'è un'altra cosa che non capisco. Lo squarcio dimensionale è sempre causato dagli ingranaggi del tempo? È così. Di conseguenza lo squarcio dimensionale non si verifica in posti non connessi con gli ingranaggi del tempo. Il sasso di merda di Stopirla, l'antico frammento, certo. Davvero? Non mi sembra sia andata proprio così. Senti Giovanni, ti ricordi quella volta con Drowsy? E durante la nostra prima esplorazione? E anche altre volte. Siamo stati in luoghi che non avevano nulla a che fare con gli ingranaggi del tempo. Ma lo squarcio dimensionale qualche volta si è verificato anche in quei posti, vero? Davvero? Nel futuro non è mai successo. Lo squarcio dimensionale non si è mai verificato in posti che non avevano alcun legame con gli ingranaggi del tempo. Beh, se è così non so perché qui funzioni in un altro modo. Forse è solo che le cose in questo tempo sono differenti. Forse la natura dello squarcio dimensionale nel passato è alterata. Quindi nel futuro lo squarcio dimensionale non si verifica in luoghi che non sono legati agli ingranaggi del tempo. Oh, questo spiega tutto. Forse è per questo che quella volta, quando eravamo nel futuro... Non ha il suo sasso? Ok, in caso è abbastanza inspiegabile. Quindi io avevo ipotizzato che nel futuro lo squarcio dimensionale non funzionasse perché molto banalmente il tempo è fermo, ma non è per questo, allora. Quando eravamo nel futuro non riuscivo a vedere nulla. Forse è perché eravamo in un luogo che non era legato a nessun ingranaggio del tempo. Deve essere il motivo per cui lo squarcio dimensionale non ha funzionato. Forse ha ragione Grovyle quando dice che nel passato e nel futuro le cose funzionano in modo diverso. O abbastanza diverso da cambiare il funzionamento dello squarcio dimensionale. Ad ogni modo, come stavo dicendo, indagavamo sulla paralisi del pianeta. Usavamo lo squarcio dimensionale. Grazie ad esso identificavamo nel futuro i luoghi in cui gli ingranaggi del tempo erano posizionati nel presente. Ecco le voci che sentivamo! Erano voci del nostro futuro! Avevo ipotizzato che potesse essere legato ai nostri ricordi umani. Perché non ce lo facevano vedere? Dopo aver identificato i luoghi in cui nel passato erano posizionati gli ingranaggi del tempo, abbiamo attraversato il portale del tempo. Così siamo passati dal nostro mondo nel futuro a questo mondo. Comunque sia, stai bene. No, non mollare, ancora per poco. Forza, devi farcela. No, non ce la faccio. Questo è l'inizio. Mentre viaggiavamo attraverso il tempo abbiamo incontrato delle turbulenze. Così Giovanni ed io siamo stati separati. Per qualche ragione Giovanni ha perso la memoria e al risveglio era un Pokémon. Posso solo immaginare che tutto questo abbia a che fare con il nostro incidente durante il viaggio nel tempo. Io vengo dal futuro. E non solo, vengo con il compito di prevenire la paralisi del pianeta. Non so, è tutto così strano. In un certo senso non mi sembra vero. Dunque Giovanni, forse non ricorderai nulla di tutto ciò, ma per me eri la persona più cara. Quando ci siamo separati ero molto preoccupato per te. Sono contento di vedere che stai bene. Il tuo aspetto può essere cambiato. E hai anche perso la memoria. Ma sei sempre tu. Questo non cambia il fatto che tengo molto a te. Oh Giovanni, sono contento di rivederti. Bene.
Dobbiamo decidere come muoverci. Come vi ho già detto, voglio raccogliere gli ingranaggi del tempo. Come facciamo? Mi preoccupa un po' il fatto che il tempo si ferma nelle regioni in cui viene rimosso l'ingranaggio del tempo. Sei sicuro che sarà solo una cosa temporanea? È così. Non appena gli ingranaggi del tempo saranno posizionati al loro posto nella torre del tempo, tutto quanto tornerà come prima. Bene, allora. Veniamo anche noi. Veniamo con te, Grovyle. Rimuovere un ingranaggio del tempo causerà qualche problema ai Pokémon che vivono in quella zona, ma dobbiamo prevenire la paralisi del pianeta. E va bene, andremo insieme. Ma si sta facendo tardi. E siamo anche esausti per tutte le corse che abbiamo fatto. È meglio che stanotte ci riposiamo. Partiremo domani mattina. Cos'hai, non riesci a dormire? Già, stavo pensando. Pensavi ad Ascunar? No, non a lui. Certo, scoprire che siamo stati presi in giro fa male. Prima, sentendo la tua storia, Grovyle, mi sono resa conto che quello che diceva da Ascunar nel futuro era la verità. Mi ha fatto capire che Giovanni veniva davvero dal futuro. Avevo queste cose che mi frullavano in testa. Ehi, guarda, Grovyle. Il sole. È l'alba. È meraviglioso, non credi? Forse è perché siamo stati così tanto nel futuro. Non mi ricordavo che l'alba potesse essere così rigenerante. Il sole sorge e poi tramonta. Lo diamo per scontato, è naturale che sia così. Ma le cose che diamo per scontate, beh, sono davvero le cose più essenziali. E sono preziose. Il mondo del futuro è avvolto dall'oscurità. Venire in questo mondo, vedere il sole per la prima volta, è stata una sensazione incredibile. Vedere tutto ciò ha rafforzato la mia decisione di cambiare la storia, di evitare un futuro di oscurità. Ti volevo chiedere una cosa, Cicorita. A proposito di quando eravamo nel futuro, quando ci siamo trovati di fronte a Dialga, francamente eravamo senza via di scampo, non avevamo speranza. Ma quando tutto sembrava perduto... Niente, non ce la faccio. Tu non hai voluto desistere. Sebbene io mi fossi arreso. Cosa ti ha spinto? Come hai fatto a trovare la forza? Beh, me lo chiedo anch'io. Non lo so davvero. Forse però, forse perché Giovanni era al mio fianco. Giovanni? Guarda qui. Dai, Grovyle, notalo. Che cos'è? C'è inciso uno strano disegno. Non ho mai visto nulla del genere. Questa incisione è nuova per me. Questo è il mio frammento antico. È il mio tesoro personale. Il mio sogno è di risolvere il mistero di questo frammento. Ma ero così paurosa, non avevo neppure il coraggio di chiedere se potevo fare l'apprendistato alla Gilda. Ma è stato allora che ho incontrato Giovanni. Sì, Giovanni era sempre... Dai, ragazzi, non si può vivere così. Una fatica allucinante a fine questo dialogo. Sì, Giovanni era sempre qui a tirarmi su il morale. Qua non vale, qua sono fragile emotivamente perché mi hai colpito nelle costole con i ricordi. Cioè, non mi commuoverei così facilmente. Non è così commovente questa parte qua. Però mi hai colpito prima, non potevi farlo. Beh, la sua presenza mi dava coraggio. Con Giovanni sentivo di poter affrontare qualunque sfida. E col tempo sono cambiata. Forse è per questo che sono riuscita a tenere duro senza arrendermi. Va bene. Penso di aver capito cosa intendi. Sì, Giovanni è un qualcosa che consente a chi è al suo fianco di sentirsi più forte. Io tengo molto a Giovanni e tu fai altrettanto. Giovanni ha fortuna ad avere un Pokémon come te accanto. Bene, si è fatta mattina. Dobbiamo cercare di partire presto. Va bene, allora siamo d'accordo. Prenderemo tutti gli ingranaggi del tempo. Prima cosa, dobbiamo decidere da quale ingranaggio del tempo cominciare. Controlliamo sulla mappa delle meraviglie. Il lago sotterraneo sembra essere il posto più vicino. E che ne pensi della foresta arcana? È il posto in cui l'altra volta ho preso il primo ingranaggio del tempo. Dove si trova? Qua. È un po' lontana da qui, ma non c'è nessuno come Uxie a fare la guardia da quell'ingranaggio del tempo. Oh, grandioso! Se dovessimo lottare con qualcuno per recuperare un ingranaggio del tempo, attireremo l'attenzione su di noi. Ma là non dovremmo avere problemi, vero? Esattamente. Siamo d'accordo, andiamoci. Alla foresta arcana. Ecco, ci siamo all'ingresso della foresta arcana. Qualcosa non va, Grovyle? La tonsura sembra diversa rispetto all'ultima volta. Deve essere la mia immaginazione. Quando siamo pronti, entriamo. Quanto è smorto sto posto? Cosa? Oh no, non hanno riportato l'ingranaggio? Il tempo qui è fermo. Ma allora non... Poco prima di finire il futuro con te, Grovyle. Uximesp e Tazelf, affido a voi il resto. Ux e i suoi amici non avevano fatto una promessa. Ovvero che avrebbero riportato gli ingranaggi del tempo al loro posto. Ma il tempo qui è ancora fermo. Questo significa che gli ingranaggi del tempo potrebbero non essere ancora al loro posto. Lo scopriremo, l'ingranaggio del tempo della foresta era da queste parti. E invece è al suo posto. Ma questo cos'è? Un ingranaggio del tempo. Non c'è dubbio. Ma il tempo qui sembra fermo. Non c'è un filo di vento. Vedi, quelle foglie sono immobili. Il tempo qui si è davvero fermato. Ma l'ingranaggio del tempo è di nuovo dove dovrebbe essere. Perché sta succedendo questo? Ehi, cosa hai fatto? Qui il tempo è già fermo. Non cambierà nulla se prendo l'ingranaggio del tempo. C'è anche qualcosa di più preoccupante. Più preoccupante? Lascia perdere. Andiamocene. E poi, Cicorita, c'è una cosa che vorrei che facessi. Di cosa si tratta? Prima di tornare al promontorio Sharpedo dovresti fare una cosa. Vorrei che raccogliessi alcune informazioni a Borgo Tesoro. A Borgo Tesoro? Sì, vorrei che cercassi di scoprire qualcosa. Scopri tutto quello che puoi su ciò che sta accadendo adesso qui. Certo, lo scoprirò. Pensano tutti che tu sia ancora nel futuro. Quindi, lo so, se scoprono che sono tornata, chissà che caos. Cercherò di non farmi notare e di scoprire qualcosa. Conto su di te. Sono tornata. Ho scoperto un po' di cose, come volevi. Che notizie ci sono? Le notizie non sono molto buone. Dopo che siamo stati trascinati nel futuro, Ux e i suoi amici hanno riportato al loro posto gli ingranaggi del tempo. Erano tutti felici perché pensavano che il tempo sarebbe tornato a scorrere normalmente. Nel tempo in quei luoghi è rimasto fermo. Peggio ancora, questa condizione si sta diffondendo anche in altri luoghi. Davvero?
Già, sono tutti preoccupati perché nessuno sa cosa riserverà loro il futuro. Grail, tu sai cosa significa tutto questo? Se il tempo si sta fermando su un'area sempre più estesa, può voler dire solo una cosa. Che la torre del tempo sta cominciando a crollare. La torre del tempo sta crollando. Proprio così. La torre del tempo regge la struttura temporale, quindi se sta cominciando a crollare, anche il tempo continuerà a fermarsi in zone sempre più vaste. Questa è una brutta cosa, il problema si fa più serio. La paralisi del pianeta si avvicina sempre più velocemente. Cosa? Ma dobbiamo sbrigarci allora. Hai ragione, se non facciamo in fretta il pianeta presto sarà completamente paralizzato. Ormai c'è solo un modo per arrestare questo disastro. Dobbiamo trovare gli ingranaggi del tempo. Poi gli ingranaggi del tempo vanno collocati all'interno della torre del tempo, dove vive Dialga. C'è un problema. La torre del tempo è situata in un posto che si chiama Terra Nascosta. Purtroppo nessuno sa dove si trova la Terra Nascosta. Ma non c'è tempo da perdere. Hai ragione. Infatti credo che sia meglio che se per ora ci dividiamo. Io recupererò gli ingranaggi del tempo. Nel frattempo voglio che voi due cerchiate la Terra Nascosta. Ok. Va bene, Giovanni? Ok, allora vi affido questo incarico. La Terra Nascosta dovrebbe essere da qualche parte in questo mondo. Fortunatamente non abbiamo nessun indizio sulla sua collocazione precisa. Nessuno l'ha mai trovata, quindi dovrebbe essere piuttosto lontana. Probabilmente bisognerà attraversare il mare e scoprire come farlo. Mi spiace, non ho la minima idea di come si possa fare. Conto su di voi. Bene, io vado a cercare gli ingranaggi del tempo. Buona fortuna. Ora dobbiamo metterci alla ricerca anche noi. Troviamo la Terra Nascosta. Dunque, da dove potremmo cominciare a cercare? Per cominciare, perché non pensiamo a come attraversare il mare? Così non può funzionare. Un modo per attraversare il mare, non mi viene in mente nulla. Dovremmo cercare la Terra Nascosta. E io non so neppure da dove cominciare. Dobbiamo anche fare in fretta. È vero, abbiamo troppe poche informazioni per continuare la ricerca. Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo trovare la Terra Nascosta il più in fretta possibile. Dobbiamo trovare la Torre del Tempo e poi posizionare gli ingranaggi del tempo al suo interno. Se falliamo, il nostro pianeta rimarrà paralizzato. Dobbiamo impedirlo a qualunque costo. E per farlo, beh, non abbiamo altra scelta. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Certo, devo dirlo a Cicorita. Andiamo alla gilda. Scusa, vuoi tornare alla gilda di Wigglytuff? Perché? Tutti ci hanno visto scomparire, ti ricordi? Beh, certo, penso che siano tutti molto preoccupati per noi. Anche a me mancano molto. Tutto quello che abbiamo visto nel futuro, Grovyle, Dusknoir, ciò che abbiamo scoperto riguardo al tuo passato, Giovanni, se raccontiamo tutto alla Gilda, non penso che ci crederebbero. Cosa ne pensi, Giovanni? Pensi che la Gilda si fideranno di noi? Si fideranno. Pensi che si fideranno? Beh, tu dici così, Giovanni, ma c'è davvero qualche possibilità che ci credano? Voglio dire, sono tutti convinti che il cattivo sia Grovyle. E pensano che Dusknoir sia un Pokémon buono, no? Pensano tutti grandi cose di Dusknoir. Io ho visto il futuro, ma sento ancora credere a quella che quella fosse la vera natura di Dusknoir. Decidiamo di dire a tutti la verità, saranno in grado di accettarla. È vero, Cicorita ha perfettamente ragione. Forse se raccontiamo la verità non ci crederà nessuno. Ma, dici che dovremmo dirglielo lo stesso? Perché? Potrebbero non crederci, giusto? Dovremmo dirglielo comunque. Perché? Cosa ti fa pensare che sia la cosa giusta da fare, Giovanni? Ci serve l'aiuto di tutti. L'aiuto di tutti. Ora ci sono. Non possiamo trovare la Terra Nascosta solo con le nostre forze. Sì, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Senza il loro aiuto non riusciremo mai a prevenire la paralisi del pianeta. Giovanni, ok, hai ragione. Torniamo a casa, alla gilda di Wigglytuff. Torniamo alla gilda e raccontiamo a tutti la verità. Posso immaginare che rimarranno tutti senza parole, ma sono sicura che capiranno. Torniamo a casa, Giovanni. Andiamo alla gilda di Wigglytuff. Gli amici della gilda.